Ciao ragazzi, diciamo un cavolo. Ci siamo? Sì, eccomi qua. Prova. Ci siamo? Sì, eccomi qua. Sì, ok. Allora ragazzi, intanto vi do il benvenuto, sono Mighty Mars, come sempre nella live di Twitch, su Twitch delle 17.30, anche se sono 17.40, però vabbè dai, 10 minuti abbonatevi lì. E approfitto per ricordarvi appunto che da lunedì al sabato, oggi è sabato, da lunedì al sabato c'è la diretta su Twitch alle 17.30, poi tranne la domenica che non faccio niente perché sto vagabondo, poi il giorno dopo verrà messa anche su YouTube la live, quindi verrà postata. Chiaramente la domenica non, questa qui andrà a lunedì, perché la domenica non facendo niente non posto nemmeno niente su YouTube, quindi per chi la vedrà poi la live la vedrà lunedì su YouTube, per chi sarà su YouTube. Se no ragazzi, iscrivetevi su Twitch, così siete sicuri di vedervi le live, e anche su YouTube magari, così siete tranquilli che insomma prima o poi ve la vedete. Allora faccio un riassuntino. Allora un attimo, siamo a Divinity Original Sin 2 e lo porterò avanti finché non mi cascheranno le braccia, però a me questo gioco mi piace, penso che ancora non ho visto niente. Io ho scelto come mio avatar, ho scelto Fen, che è un non morto, e l'ho scelto praticamente come mago. Poi abbiamo Beste, che è un nano che mi serviva per passare in un passaggio stretto, quindi il nano mi ci vuole per forza, l'ho ottenuto. Solitamente il nano o si fa, lui era di base mago guerriero, io però l'ho scelto arciere, perché secondo me un arciere ci vuole, anche se il nano arciere non è che ci dica tanto, perché solitamente l'arciere sarebbe meglio un elfo, però vabbè, sono i casi della vita. Poi abbiamo questa Lose che praticamente è mezza indemoniata, c'ha un appartamento, praticamente c'ha un condominio dentro il corpo di persone non ben identificate, spiriti, vagabondi, demoni, non si sa che c'ha, però comunque non è tanto normale. E poi abbiamo il Principe Rosso, che l'ho fatto evocatore, che però mi è rimasto indietro. Poi ragazzi, non vi sto a spiegare tutta l'avventura dall'inizio, perché comunque ci sono anche le live su YouTube, perché come sappiamo su Twitch restano per un po' di tempo, poi magari spariscono, invece su YouTube rimangono permanenti. Allora, se io capisco dove mi trovo. Allora, abbiamo fatto la missione l'ultima volta, abbiamo fatto la missione dei guanti dimensionali, che ce li ha naturalmente Fen. Sono molto utili perché sono dei guanti che servono per trasportare da un posto all'altro, diciamo con una certa, in una certa zona limitata, oggetti e o persone, quindi sono utili anche in combattimento, tipo se ti viene uno spadaccino addosso te lo puoi spostare, non credo che tu lo possa buttare di sotto se c'è un precipizio, perché sarebbe la fine del mondo. Eccolo, con questo qui che sembra un mascherone del carnevale, però gli elmi gli stanno così a lui, non è colpa mia, né è colpa sua, penso colpa di chi l'ha pensato così. Allora, siccome lui è rimasto indietro, arriva pure lui. Ho messo anche un po' di musica di sottofondo, ragazzi, che non ci dice male, spero che non dia fastidio. E spero che l'audio mio si senta bene, eh. Poi se c'è qualche problematica magari ditemelo, che io molte volte. Allora, lui è entrato in combattimento, sta un po' alla lontana, ma va bene. Allora, lui essendo arciere ha rimbalzo, push mentale, frecce elementali e tocco pietrificante, però questi due sono da ravvicinare, quindi a lui non gli toccherebbe. Così, ma io faccio frecce di rimbalzo, però quando sono servono praticamente rimbalza fino a due volte, però essendoci praticamente su tutti lontani.
Queste sono tre rane, ragazzi, una di elettrificata, una di veleno e una di... Ah, uno veleno è lui e questo veleno. Lui è veleno e un elettrificato, lui dovrebbe essere quello più forte. E speriamo di non morire tutti, perché non è che sono tanto facilotti questi, eh. Allora, con lei andiamo sul danno fisico. Uno solo, perché uno solo? Ah, perché l'ho spostato non volendo. Complimenti, Maeti. Sempre be belle cose. Belle partite. Veleno. Ha saltato, si è accelerato. Veleno. A tutte e due, perfetto. Ne mi colpiscono sempre con colpo, ne colpiscono sempre due. Che bello. Corazza di ghiaccio, vedete, questo è il teletrasporto. Teletrasporta un oggetto a una persona portata 15 metri. Molto molto carino. Allora, io potrei fare acqua. Rilevo anche sto cavolo di veleno a loro e vediamo se riesco a congelarne almeno uno. Sono tutti bagnati, giusto? Ok, lui almeno è congelato. Poi lei praticamente è un'evocatrice, anche se in realtà no, un'evocatrice, scusate, lei è una negromante. Almeno. Sì, che poi in realtà anche il negromante di solito evoca non morti, eh. Però qui non sembra sia il caso. Allora, lei c'ha di buono il cloroformio, che però lo potrei imparare pure io se avessi un punto da brigante addirittura, nemmeno da negromante. Ecco, rianima cadavere gonfio, infatti. Però è utile perché quando esplode mi sembra che faccio 30 punti danno. E il problema è che praticamente devi avere un cadavere. E quando c'è un cadavere nemico, insomma, cioè non ti risolve la situazione lì per lì, quando ne hai fatto fuori uno, diciamo che già vuol dire che non sei estremamente debole, perché qui il problema è farne fuori anche uno solo, è un problema. Io continuerei su di lui, e se è buono perché gli fa di solito 15 punti danno e lei si prende 15 punti vita. Cinque, niente, niente. Questa è un pochino più tosta di tutti, però. Stordita, merda. Perché forse sono bagnato. L'evocatore è quello che al momento, secondo me, non dico che sia il più forte, ma quello che mi piace al momento di più. Perché finché lui resta vivo, questi totem qua picchiano. Allora, se lo faccio qua, potrebbe colpire tutti. Se lo faccio qui, lo spaccano. Sperando che riesca a colpirli ugualmente. Incarnato invece glielo faccio, ah, di danno un po', glielo faccio qui allora. Ah, sta l'incarnato, 1 e 2, 8 e 8, 16, ok, più 13, ottimo, gli ha levato tutto lo scudo e gli ha fatto anche danno, ottimo. Allora, lui del rimbalzo, mi sa che sono troppo lontani per fare rimbalzo. Però gli leva ancora poco con questo affare qua, gli dovrebbe levare un po' di più. Ottimo, opportunità. Lui ora si sposterà. Ah no, minchia, con un colpo. Aio, questo cerca me, oh. Cerca me sta merda. Che
E poi i ragazzi colpiscono tutti, tranne me, che io con il veleno mi curo. Quindi c'è anche una certa intelligenza artificiale, di base buona. Io le faccio qua. Scoppia tutto se faccio questo, nel veleno. Non mi ricordo se... Non ero sicuro. Purtroppo sì. Allora, Principe rosso, ragazzi, danno sempre contro. Infatti crepa sempre. Allora, io bevo e faccio questa, che dovrebbe colpire tutte e due. E più io vorrei far fuori lui, posso? Non ci arrivo, merda. E ricolpisce tutte e due. Ah no, serve aiuto. Anche a me serve aiuto, non morire. È morta. Caputtena. Allora, poco 10, ragazzi. Ampolla d'olio. Guarda, con 7, non lo ammazzare. Madonna, quanto leva però, ragazzi. Tuo turno, bevi. Ok, questo se ne dovrebbe andare il creatore, finalmente. Ok. Ok. Ci si dovrebbe fare. Ok, due. Non ce la faccio. Cioè, in realtà lo dovrebbe prendere. Però gli dà solo infreddolino. Oggi, ragazzi, c'è da fare un sacco di combattimenti. Vado a lavori! Che cacchio! Allora, mi devo levare dal fuoco comunque. Stiamo sprecando un sacco di roba. Però anche lui mi sa che va a morire comunque. Eh sì, non ha più pozioni. Allora, io sono di vita, sono messo abbastanza bene. Potrei andare sul veleno. Così mi curo pure. Vediamo se riesco a scioccarlo. Ah già, è immune a scosso. Perché ovviamente essendo... usando l'elettrificazione di base.
proprio continuo a mettere i token. Ok, io gli meno direttamente a sto punto. Quanto ha full vita? Se ne vai di più. La musica, se no fa casino con quella che c'è già di sottofondo. Invece l'ebook no, è l'ebook in basso. Guarda di totem, mi sa che qui non ci arriva. Ma mi avvicino un po' e termino il turno. Ah, a me mi sparano per curarmi? Morto. Ok. Sono morti due, fortunatamente li possiamo rianimare, però... Diciamo che se non moriva nessuno era meglio. Vediamo tutto sto veleno. Non si leva. Poi in realtà andrebbero, diciamo, equipaggiati meglio i personaggi, che anche qua lui è rimasto, il nano è rimasto senza ampolle di vita. Io dovrei avere delle ampolle di veleno per me, per curarmi, cosa che non ho. Dovrei un attimino essere più organizzato. Allora, questi li faremo poi dormire. Allora, io vado un attimo da me, che se c'è del veleno non ho problemi. Vediamo cosa recuperiamo qua, se ne valse la pena, a parte i punti, che quelli servono sempre. Vediamo se c'è qualcosa di buono. Quanti imbottiti da mago? 2 di armatura fisica, 7 di armatura magica. Boh. Cosa figa di questo gioco qua, che lo dissi anche l'altra volta, che praticamente lo puoi fare 20 volte e 20 volte ti dà cose diverse, quindi è ottima la cosa. Qui abbiamo pantaloni da mago, 2 di armatura fisica e 8 di armatura magica. Io c'ho i cuoio 4 e 3. Poi pergamena ristorazione, oro. Sì, alla fine non è che ti dia mai, cioè ho notato che in questo gioco qui, perché io vado, ogni tanto vado avanti un pochino anche off camera, più che altro per sapere poi cosa devo fare, perché però neanche più di tanto. Scudo di legno 18 e 12, mi sembra che ce l'ho già lo scudo di legno, è proprio quello basico. Ho notato che per avere anche una piccola armatura in più, un bastone magico un pochino più potente, cioè te lo fa proprio sudare, non è che dici batto questo tra virgolette mini boss, che possono essere queste tre rane, e trovo, cavolo, trovo un bell'arco, trovo, no, trovo un cappero. 9 e 10 aria, questo è già un pelino meglio, però proprio un pelino meglio. E comunque non sono poi così facili queste tre rane, perché io le ho fatte, l'ho provato a farle all'inizio del gioco, mi hanno distrutto, quindi bisogna andarci un pochino preparati, se no non ce la fai. Quindi diciamo che non sono difficilissime, però non sono nemmeno proprio basiche basiche, ci devi andare un attimino preparato. Questa lei
Allora, risurrezione, pantaloni, pace mentale, pucci, niente, praticamente. Andiamo ragazzi. Il gruppo è troppo lontano. Andiamo. Allora, vi dico anche cosa ho io. Io pettorale di Ildur l'ho comprato, 8 di armatura fisica e 2 di magica. Più 5 al fuoco, più 5 di resistenza alla terra, più 4 PS, riflette 10% dei danni da mischia. Io l'ho preso più che altro perché per le caratteristiche secondarie, più che altro che per l'8 di armatura fisica e 2 di armatura magica. Quindi vediamo un po' come li posso migliorare. Guanti 1 e 4, però questi hanno il teletrasporto, quindi io me li terrei. Io cerco di mettere a lui un po' di corazza in più perché vedo che lo puntano spesso. E quindi questo è il secondo che devo proteggere nella maniera migliore. Il primo devo essere io, naturalmente, il meglio protetto di tutti. Ma il secondo deve essere lui. Armatura fisica, armatura magica. No, questo che cos'è? Pantaloni. Solo che a lui la roba gli sta andando un botto male. Pantaloni mago, ma scusa, io ce li ho? No. 4 e 3, 2 e 8. Allora, dato che c'ho questa che è alta di armatura fisica, compenso, dai. Mazza, messo brutto, però. Cioè, mezzo e mezzo, sono proprio brutto. Ma sono proprio brutto, mezzo e mezzo, eh. Allora, facciamo così, guarda. Ti cedo la mia. Mazza, come sono snello. Non mi ci facevo così snello. Che ti stampo. Certo, l'elmo magico è carino, che ce l'ho anch'io. Ma ci sta veramente male. A te ti metto questo. Che anche lui lo fanno fuori spesso e volentieri. Io di buono ci avrei quest'ascia a due mani magica che fa da 11 a 13 danno fisico e più 12 PS. Fornisce abilità impatto, che è buona, però al momento sono praticamente tre maghi e un arciere. 9 e 10 d'aria. Io avevo il veleno, non l'acqua addirittura. Guarda, ti è. Ok, un pochino mi ha migliorato. Poi, te cosa avevi? Te avevi la bacchetta veramente di quella base. Alzare gli scudi però è ottimo. Glielo lascerei. E lei c'era 5-7 aria, ti puoi prendere 6-8 acqua. E lui gli lascio la bacchetta che è meglio con lo scudo. Ah, lei ha l'elmo magico, 7 di fisica e 2 di magica, più un evocatore, quindi è perfetta per lei. Ah, no, evocatore, no, 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 evocatore sarebbe perfetto per lui però. Allora scambiamo. E magari fai un po' anche. Che figo! Cioè ad ognuno gli calza diversamente la stessa cosa? No, non lo sapevo io, che figata! Cioè a lui gli calzava diverso, molto probabilmente perché c'ha il testone. E invece no, proprio specifico. Dove sono? L'ho sparito? C'è tipo i dread lei. Che figata. Bella. Non la sapevo questa cosa. Quindi adesso lui ha più uno di evocatore.
più un evocatore. Ok. Non l'avevo visto che era più uno di evocatore. Allora, noi abbiamo fatto le rane. Niente, questo dice le solite robe. Abbiamo liberato. Ok. Anch'io vedo del buono, ma dammi qualcosa di buono però. Io mi dice che vedo qualcosa, vedi qualcosa di buono. Abbiamo liberato Amiro, che era quello schiavo imprigionato, però abbiamo dovuto condannare Eco da Wizza. E vabbè. Ma questi se ne fregano. Niente, lui dovrebbe essere un mercante. Digli che camminerà liberamente qui. Chiedi se puoi camminare liberamente qua. Certainly. You may not be a lizard, but if it's trade you're looking for, I've made a habit of procuring items and that's for you to decide. Vediamo se ha qualcosa di interessante. Allora, porzione forzie, porzione della forza minore, uno di forza, fisso? Ah, durata 3 turni, non mi interessa. Allora, insegna abilità ariete, frecce davanti, colpendo 4-5. Sfrecci in avanti, linea retta verso un punto stabilito, colpendo tutti i nemici lungo il percorso con 4-5 danni fisici e tentando di atterrarli. Beh, non è male, però precisa un'arma. C'è il bonus destrezza. Precisa qualcuno che abbia delle armi, un pugno. Richiede livello 1 uomo di d'arme. Scudo rimbalzante, questa non la conoscevo. Lanci il tuo scudo contro un nemico infliggendo come 0-1 danni fisici. Nulla. Lo scudo può rimbalzare verso un altro nemico entro un raggio di 5 metri. Richiede uomo d'armi, ma 0-1 è inutile. Colpo paralizzante, anche questo non lo conosco. Azzoppi il bersaglio con un fendente spaventoso, colpendo anche tutti i bersagli attorno a lui, infliggendo 8-10 danni fisici. 8-10 già cambia. Applica paralizzate per un turno, si basa sull'attacco standard e riceve un bonus da destrezza. Uomo d'arme. E questo colpo frastornante colpisce il terreno con un'arma, atterrando i personaggi e noi alleati di fronte a te, infliggendo 4-5 danni fisici. Applica atterrato per un turno, si basa sempre sulla destrezza. Questo schianto di Kalias, danno 2-3 magico più 8-9 fisico, quindi saranno un massimale di 12, da 10 a 12. Applica più uno di forza, questa è buona. 910 il costo, poi 9-10 d'acqua oppure 6-7 aria, questo servirebbe a lui, 356. Ah, la prima cintura che vedo, oltretutto, anche se non è niente di che. Scudo di legno, anche scudo di legno penso ci siano diverse qualità, perché 18-12 mi sembra che faccio molto meno. Mi interesserebbe questo. 5-6, 5-6, 6-7. 300. Ehi, buona. Buonanotte, sonatori, chi ce l'ha? Non c'ho manco che cosa gli vendo, ho pantaloni. Ti posso vendere questo. Però non lo voglio di un piffero, perché naturalmente quando vendo io vado a vendere da un altro e poi quando c'è i soldi passo da te. Perché non vorrei che, non avendo l'opinione, mi faccia un po' meno. 18-12, no, uguale. 2 di armatura fisica.
posso, questo me lo tengo perché cambio personaggio non si sa mai. Mi dà 27, dammi, facciamo un po' amicizia, dai. Dammi 20. Opinione più 4, ok. Però allo sconto neanche per ire. Ottimo. That's for you to decide. Più 4 mi costa meno. Sì. Due monete meno, mortacci tua. Oh. Che ti devo vendere l'appartamento per. Allora. Vediamo un po' quanto. Va bestia, va, vendite che. Effetti, sì, gli effetti sconosciuti me li tengo perché effetti sconosciuti non vorrei vendere una cosa e poi me ne pento, eh. Allora questo lo mettiamo qua, frutto sconosciuto, frutto con effetto sconosciuto, veleno, vedi chi teneva il veleno, l'evocatore che non ci fa niente. Problema che non ho niente da vendere. Quanti servo a qualcuno, a lei che non ha, ha ancora il vestito basico lei. Niente, non c'è un cappello da vendere, ragazzi. Il problema non so se sarà sempre così, un problema di questo gioco è che fondamentalmente i soldi si fanno molto 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 male, ma molto male. Cioè delle volte vorrei ammazzare i vendor solamente per prendergli la roba e buonanotte. Allora organizziamoci un pochino però. Allora questo come faccio a levare? No no no, buono 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 buono. Allora io questo lo vorrei levare. Nane, lo voglio levare. Come si fa? Vabbè, non si leva. Questi li vorrei unire. Posso? Non posso manipolare niente. Posso far così, ok. Questo lo mettiamo qui. Non mi serve, ristorazione mi può servire, mi serve sicuramente veleno. Poi io quante ampolle ho? 3. Allora dividiamo. Facciamo un'ampolla a lui così ne ha 2. Poi 2 ampolle a te e una a te. La verità è che non ci abbiamo niente di niente. Ristorazione. Allora ne mettiamo una a te. Io dovrei essere quello un pochino più corazzato, anche se adesso in realtà la corazza me la sono levata, però solitamente sono l'ultimo ad andare giù e preoccupano di più gli altri. Il giro purtroppo gira che ti rigira, non c'è più niente. Il problema principale è quello. Allora, noi abbiamo, attraverso le prigioni che avevamo fatto visita la volta scorsa, avevamo trovato la maniera di entrare qua dentro e ho trovato anche la maniera di sconfiggere sta gente qua, che tanto
anche se sono livello 4. Tanto mi sembra che questi non siano importanti, non lo so, ma penso che non siano importanti. Per la storia del personaggio. Allora, lei c'ha un anello che mi servirebbe di molto, però 400 se sempre di più. Cioè la roba, ragazzi, c'è, il problema è prendersela. Che non ho soldi. Non ho proprio soldi, quindi niente, ragazzi, comprarsi la roba è un burdello. Quindi, ma quanto è figa lei con questi capelli, questi dread arancioni, spettacolare. Allora, se prendiamo lui si potrebbe mettere la spada, la famosa spada, ma per il momento preferisco lei. Allora, intanto la facciamo dormire. Ah, il nano è rimasto, che palle, è rimasto dentro il nano. È rimasto lì a chiacchierare con Callas. Andiamo. Mamma mia, questo è pure duro d'orecchi. Che nano, già non ci sente perché che parli. Già il nano, la voce gli arriva. Fa anche due le orecchie. Ecco, poi si deve curare pure lui, eh. Fatto? Questa è la miglior maniera per non sprecare pozze. Almeno quello. E comunque abbiamo tutti gli scudi, a quanto vedo. Pure bestia gli scudi. Dovuto da... se non anelli, scusi signor bestia, lei non ha praticamente niente. Ah vabbè, dall'armatura, sì, vabbè, con un soffio gli tirano giù tutto questo. Allora andiamo nei sotterranei e passiamo dalle celle. Praticamente oggi noi vogliamo entrare qua dentro e quindi ci saranno un sacco di sconti veramente pessimi, però ti vuoi unire, bestia? Andiamo, c'ho voglia oggi, è con noi. Allora, io da quello che ho capito, quelli che hanno questa luminescenza qua in alto vuol dire che sono importanti per la storia del gioco. Io praticamente a lui gli ho dato un fiore che credo era di sua figlia e ci ha dato una ricompensa, però poi non so se la sua storia finisce lì o perché. Se fosse solamente un discorso che lui ti fa, che la missione sua era solo quella, si può anche eliminare. E mi sembra che ti dà l'armatura, quindi converrebbe. Però poi non so se poi lo ritroviamo più avanti, se poi si può unire con noi, non lo so. Scopriremo solo vivendo. Comunque questo gioco è sicuramente un gioco che una volta finito va rigiocato, facendo scelte diverse, sapendo già quello che succede e sfruttando al massimo quello che si può sfruttare. Tipo, io la prossima, se lo dovessi giocare, mi piacerebbe fare un evocatore. Chi è? Ma perché fai giro l'arma? Basta che arrivi, eh. Allora, qua ci sono ben... c'è uno scontro qua. Qui ci sono quattro persone. Non li possiamo affrontare. Quindi non ci andiamo. Perché sarebbe... cioè, sarebbe lo scontro più... diciamo...
più vicino possibile. Forse quello che nella per il discorso storia molto probabilmente dobbiamo fare, però non ce la facciamo, quindi al momento sorvoliamo. E vorrei dare un'occhiata qua, perché io mi ricordo provai a scassinare e mi dissi che era meglio non andarci, però se ci do un'occhiata tanto salviamo, ragazzi, salviamo spesso e abbondantemente, perché qui la morte è dietro l'angolo. Allora io posso scassinare. Ah, perché ho anche la chiave, che c'è scritto usa chiave. Vabbè, infatti qui dice che c'è un casino. Ah, ok. Allora, questi, se non ricordo male, non ci attaccano, perché ci ero già passato di qua. Gente strana, eh. Creature before you stares with sightless eyes and leans from side to side like a puppet without strength. That's an abomination is what it is. That's unnatural. This creature. Ma se non ci attaccano lasciamo prendere. Allora qua ci sono altre due persone che si possono attaccare. Loro, se noi qui ci sono due persone che danno fastidio a un bambino. Due o tre. Però sono forti anche loro, io direi di fare una cosa prima. Andiamo di qua, prima di tutto, ho detto di torniamo indietro e facciamo tutto. Qui ci sono dei cani. I cani penso che ci si dovrebbe fare. Anche se sono corazzati. Questo è corazzato però, 102, 31, 28. Tre cani, però i cani sono, sembrano barzecole, ma in realtà sono forti pure i cani. Vabbè, sta a guardare altro, ci sono cose peggiori. Non ho capito i pet dietro di noi, che ci abbiamo un gatto e cos'è quello? Un gatto scheletrico con uno scoiattolo sopra, non ho capito il senso. Chiusa chiave. Scassinamento su è una cosa molto molto utile. Io qua non ci sono stato, ragazzi, non so se facciamo bene, però proviamo a indietreggiare lentamente. Ruff ruff. Niente. 4. Questo che fa? Sì, vabbè. Abbiamo anche il cane magico. Ah, solo lui, non ha rimbalzato agli altri. Ok. Due cani magici. Non sapevo che c'erano anche i cani magici. Che bello, eh. Ne mancava. Io lo vorrei fare a terra in realtà. Ok, ne abbiamo storditi due. Allora, vediamo un po'. Vediamo se riusciamo ad addormentare lui, ma non ci arriva lei, perché è messa male. Quindi te dovresti andare almeno almeno qua. Ci vai? Eh no, ci sono io davanti. Che boia. Eppure un punto fastidioso questo. Allora facciamo questo.
Non è una cosa che potevo fare. A me? No. A quello dietro. Io mi levo. Perché mi stanno a massacrare. Ventitré. Niente. Anche io ho poca vita, eh. A posto. Lo sapevo. Purtroppo è anche la posizione un po' brutta. Niente, faccio poco con questo. Non li addormento perché ci hanno. Ah, l'ho addormentato, ok. Ma sa che non ce la facciamo. Subisce danno e niente, lui deve stare qua. Aumenta le statistiche. No, questo è per l'avvicinato. E poi muore. Bene. Anzi, neanche quattro cani in croce. Mio il turno. Lui se io non voglio. Non ci si fa assolutamente. Sì, vabbè, questo lo piglia da ogni angolo. E che palle, però. Io continuo a mettere queste torri qua, ma no, distrutto il mio. Ma l'ho preso almeno. Niente, comunque queste quattro bestie qua. Ah, queste sarebbe arciere. Cioè, vabbè, ragazzi, questi sono meglio organizzati i cani che i cristiani, ma dai. Ma che cos'è?
Però un'armatura buona con lui, cioè la migliore del gruppo, gli fa comunque 20 di danno. Vabbè ragazzi, dai. Faccio poco. E morte sia. Ma anche la... il fatto che c'è sta porta nel mezzo, forse conveniva farli uscire che entrare noi. Però comunque sti cani qui, meglio lasciarli stare per il momento. Tiriamo a dritto, tanto c'è un'altra uscita. È complicato ragazzi, poi ho messo anche la modalità difficile, quindi non ti regala niente. Andiamo ragazzi, andiamo di qua allora. Allora, qui siamo praticamente dalla parte di qua del cancello. Loro, non avendo la chiave del cancello, non possono passare. Quindi noi, se avanziamo, loro ci vedono, però tranne gli arcieri che ci mirano, gli altri due non ci mirano. Però io, avendo la possibilità del teletrasporto, posso prendere un arciere e portarmelo qua, menarlo. Anche se qui in realtà poi arriva una guardia. Vediamo qua se riesco a trasportare un arciere. E questo l'ho scoperto perché passando di qui ho notato che loro... Allora, intanto voi staccatevi e rimanete un po' indietro, perché sennò vi mirano. Va bene, un po' però, non troppo. State sugli scalini. Io avanzo un pelino. Ecco, lui se ne è accorto. Si entra in combattimento. Ora lui non ci arriva. E mi va anche bene così. E vabbè, tanto il cane non passa. Lui lo teletrasporto adesso, la porto qui e lo meniamo. Su quel discorso è quello, di menarlo. E gli altri, anche l'arciere, non so se da qui mi mira il secondo arciere. A chi sta? Sacco a me? Io avanzo, così sono sicuro che l'arciere non mi mira. Qui se ne scappa. E vabbè, acchiappa tutti. Ovviamente. Ci dovrebbe mirare. Eh no, e invece ha mirato. Hai capito? Vabbè, un lancio un po' assurdo, eh? Allora, perché se io lo meno col bastone gli faccio più danno, se lo meno direttamente col bastone. No, neanche tanto di più in realtà. Turno nemici, questo è andato a far il giro molto probabilmente. No, è salito qua sopra.
questa arriva all'angolo massimo. E arriva anche l'aiuto, cavolo, cavolo, cavolo. Allora. No, ma se... Se non ho sposto niente, perché la prima volta lo prende e la seconda no? Quindici però l'hai elevata. Buono, attacco d'opportunità. Guarda, guarda dove si infila questo. Può rifare il danno. Termina turno. Allora, questi due li dovremmo gestire, dai, senza morti, mi raccomando. È già in crisi. Esistenziale, mamma mia, però. Vedi di dormire un po', vai. Niente. Aveva l'armatura magica. Questa sale e scende, sale e scende. Nemmeno a me. Paralizzato. Bene. Allora. Lui non ci arriva più. E poi in realtà lui ha due magie per il combattimento ravvicinato in realtà. Non mi servono a nulla queste due frecciate. Lui per forza. Buono, le opportunità gli ho già fatto, credo, un botto di danni. Allora, che sta? Cosa fa un altro totem? Posso rigenerare, ma lo faccio il turno dopo. Posso mettermi un po' di armatura. Però non posso fare altro. Questa si fa avanti e indietro, colpirà la torre. Quando uno è un rompiballe, ovvio. Lei non è messa malissimo. Critico, ottimo. Dai. 14 e 14. Va bene, mezza vita c'è sempre.
Lui se glieli faccio non gli conta nulla perché c'ha ancora lo scudo fisico, quindi glieli faccio a lui. È mancato. Accidente. Sarà perché il nano gli manca? Qui colpisco tutti però. Poi c'è un botto di punti vita. Mi piace la nonna che non ho visto. Quanta vita ha? Non ci arriva. Sono comunque sull'armatura fisica. Quanto ci mette a morire questo? Io resto qua per il momento. Che sto nel biume, è meglio. Vabbè, questi sono lì che se la litigano. Allora, nano, mamma mia, nano. Levi veramente poco. Levi veramente poco. Colpito tutti. Che bella cagata. Dove va? Sta di nuovo a me. Ce la farà a morire? Oh! Meno male, che ha fatto! Te vuoi dormire? Oh, e credo anche che... Quanto ha? No, non ce la fa. Sai che non ce la fa. Terminiamo il turno. Vorrei ammazzare senza rischiare, perché se gli sparavo lo svegliavo. Allora, turno del cane, turno mio, turno suo. Beh, penso comunque di ucciderlo. Vedi che si è svegliato? Rischiato il nano tantissimo, abbiamo usato un po' di ampolle per farne fuori due, ragazzi, eh. Adesso c'è un letto qua vicino? No. Che dobbiamo... Allora, ampolle ne abbiamo più? Ampolle non ne dovrei avere più. Però vediamo se possiamo fare qualcosa. Dividi. Uno e uno è un po' pochino. Allora, com'era per costruire le cose? Allora, vediamo un po'. Questo è per il libro, ok.
Anche questa è una cura, succo di mela. Effetti sconosciuti. Questa per le mani io. Capito, ma le ampolle vuote io sono. Vabbè. Comunque bestia. Ma non può? Ah, allora sono sempre in combattimento. Allora, usciamo un attimo dal combattimento. A chi tocca? A me. Tocca. Dai, se usciamo. Tutti è l'unico che non era di squadra, no? Ti valeva. Ce la facciamo uscire dal combattimento? Riusciamo? Ma tutti, cavolo, tutti! Dove sta finendo? Su! Oh! Andiamo! Anzi, 1-1, eh! Non c'è più il combattimento, finito il combattimento. Unisci, andiamo via. Su. Mamma mia, quanto sono duri. Allora, se c'è un comodo divanetto, io qua mi metterei a dormire. Ma non credo che sia né il tempo né il luogo, però sotto sì. Qui nelle celle dovrebbe essere, quanti te ne pare i letti, no? Non vada bestia, s'addorma. Siamo a corto di pozze, poi le compreremo, eh. Guarda lei! E vado io pure. Che poi bestia si chiama il nano e questa che è una bestia si chiama principe rosso. C'è qualcosa che non tocca. Ok, ritorniamo. Facciamo finta che non sia successo niente. Salviamo. Ok, no, io voglio, non voglio rifare le cose 20 volte. E adesso io mi andrei a prendere Dovano, per non sapere leggere né scrivere, mi andrei a prendere quell'altro. Ma no, non lascia. Vai. Sta il nano. Nano ti permette qua. Va bene, sempre il solito scenario. Sta a me? Vai! Ora vediamo che combini, eh. Cerco di chiudere tutte le uscite. Dove vai? Bravo. Allora, totem, è questo che ho visto che gli dà fastidio parecchio. Beh, l'8 è buono,
per un'evocazione. Oh, spara anche laggiù lui. Sta venendo a prendervi, non credo. Riesci, non male. E incoraggiamento a tutti, vai. E si guadagna un po' di vita. Cos'è? Ah, ne arriva un altro. Ma non passi tanto. Vediamo un po' se riesco. No. Pure. Allora era meglio fare l'incontrario, non pensavo sparasse tre volte. Ora lo miniamo come un... E posso anche salire. Ma perché sparate al cane? Allora, dobbiamo rilevare tutta l'armatura magica per addormentarlo. Beh, uno contro quattro. Se perdiamo pure così, ragazzi, disinstalliamo easy, eh. Anche se 129 è un botto di vita, noi avremo 60 di vita, 73. Una bella differenza. Pure mi sa il prossimo giro è morto pure lui. Che fa? A chi tira? È impazzito? Che ha fatto? Ah, sta a me. Non ho capito bene quello che ha fatto, ma... Vabbè, non è che sia finita, comunque. Dai, il colpo di grazia. No, non gliela avuto là. Dai, la torre gliela ho dato. Ok. Poi bisognerebbe far fuori anche questi tre. Per far fuori questi tre, lui non ci sta a fare niente, può passare. L'unico sono le torri e l'arciere, l'unico arciere che abbiamo in squadra che potrebbe andare qui, però li possiamo anche volendo mollare, perché altro è una questione di punti. Anche te sopra a sto punto. Beh, anche lui con la scuola del fulmine lo può prendere. Questi comunque non è che sono totalmente scemi. Vado sopra pure io, ne vado tutti sopra. Se da qui riusciamo,
Vabbè, termina, dai. L'incarnato non può fare niente. Allora. Ok. Possiamo anche trasportarne uno qua, ma se stanno lì buoni buoni a farsi minare, già, ma non posso fare il fulmine però. Vabbè, facciamo così allora. Vedi, però loro si proteggono. Quindi li mandiamo giù velocemente. Vedi, è andato sotto. Io da qua mi sa che non lo posso già più colpire. Però un totem me lo posso fare. Fortificato. E lui va a distruggere, però non ci arriva. E si è anche tutto, fanno tutto questi. Il problema è che gli leviamo troppo poco comunque. Se 9, 10. Io lo posso far sparire lui, cioè per essere non mi serve più. È inutile che tu stia qua, no. Almeno. Poi in realtà due li possiamo anche affrontare faccia a faccia. Non l'ha preso? Ma... Vai un po' avanti allora, scusa. Lui non è imprendibile e non c'è la scala, purtroppo, mi dispiace. La torre doveva sparare almeno un colpo. No. Addormentato. Non l'ha preso. Comunque c'è un botto di vita. 144, 78 d'armatura comunque. Partiamo qua su che si fa prima. Dai. Chi tocca? La bacchetta non fa niente. No, ho sbagliato. Io 25. Tacci tua. Coraggio.
manca poco. A questo punto Bank vieni su. La fai? Bravo. Che palle però ragazzi, su. Ma facciamone un altro turno. Vai. 200 soli, abbiamo faticato mezz'ora per ammazzare un semplice canetto. Allora, sta sempre a me, no? Ah, sta caricando, ok. Allora, mentre sta caricando, lì c'è una tendine, ho letto tendine. Mi torna, come c'ha le tende questo? È il cane architetto. Allora, intanto che aspetto tre turni, io vado a vedere cosa mi hanno dato gli altri. Ah, un combattimento un po' vigliacchello il mio, però se non faccio così non se ne vince mezzo, perché sono veramente troppo più forti, quindi bisogna studiare, non tutti, no, non ci andate tutti, bisogna studiare un po' di strategie, un po' in fingarde, lo ammetto, però purtroppo o così o niente. Ne sono più per i combattimenti faccia a faccia, a dire la verità, eh. Però bisogna fare buon viso a cattivo gioco. E poi ci vuole anche un botto a combattere così, perché veramente. Qui c'è un arco 11-13, buono. Arco di Olind. Ma mi sa che ce l'ho già l'arco di Olind. Mi sembrava uno scudo, ero già contento. Morning Star smussata 8-9. Perché non se lo prende? Qual è la problematica? Che ti fa schifo? Ah, non ha. Che ci vogliono pia anche per accattare la roba. Come no? Scusi, ma lei c'ha. Vabbè, dice di no. È sicura sul sangue, regola, se non ho capito male. Ok, full. Adesso continua a girottolare. Mamma, non ti preoccupare che ti mettiamo a putata. Loro stanno tutti sotto, non li possiamo beccare. Lei ce la fa? Mazza, per accattastrova qui, mazza improvvisata. Vabbè, io credo che il mio personaggio sia pronto adesso. Sono passati i turni. Tanto questi si caricano all'infinito. Quindi anche se gli facciamo un po' di danni, bisogna farli tutti insieme, altrimenti. Vai, allora. Venga, che gli facciamo il festino, venga. Venga, venga. Gli facciamo il festino, venga. Se lei torna su, non è che ci farà schifo, eh. Lui come arma primaria non è, non c'ha gran cosa, quindi allora vediamo se la addormentiamo pure. No,
Ok, pure addormentato. E se ne va. Con lui non lo attacco, così perde il giro. Ah no, ma tocca a lui, sì. Non so le due chi sia. Timeri. È timido. Allora non attacchiamo. Ok, vista a me. Sì, sì, sta lì, sta lì. Alla vigliacchissima, ragazzi. Comunque bellissimi sti totem che cambiano a seconda di quello che c'è sul terreno. Cioè, l'adoro questa cosa. E comunque ci mette un bel po' andare giù, nonostante sia circondato e nonostante le sta prendendo come un salame. Cioè, ragazzi, dovrebbe andare giù in 2 secondi. Ripetifico pure, oh. Ah, un turno solo allora qua. Ragazzi, che fa ora? Non ho capito che ha fatto. Non colpiamoci tra di noi, eh. Vai a ridargli col totem, andiamo. Se con questi gli faccio un po' di più di 10. 6, no. Ce la facciamo, ragazzi, a tirarlo giù? Comunque sono tosti da morire, ragazzi. Tossi da morire. Allora, vediamo di prendere l'ultimo. Che però mi sa l'ultimo devo scendere io. E qui praticamente questo è uno escamotage, ragazzi, per non subire danni e combattere. È un combattimento un po' sleale, ma siamo in un mondo pieno di slealtà qua, non è che i nemici si fanno scrupoli se sono, per dire, noi 4 contro 8. Quindi, voglio dire, se si riesce a trovare un escamotage, non è che... me ne faccio tanto un problema. Comunque ricordo che siamo in modalità difficile, quindi quando sta a me vieni che ti porta a fungiretto. Come pensai non valido? È lì, come fa a non essere non valido? Bersaglio non valido. Vabbè, l'ultimo lasciamolo lì, ragazzi, chi se ne frega. Tanto l'obiettivo era passare di qua. Ok. Namo? Ah, è chiusa a chiave. Andiamo, ragazzuolo.
A prendere questa scala c'ho un po' di timore, perché ho paura che non so dove va, ma penso che vada nella zona della guardiola. Quindi non penso sia proprio il caso. Che sta, no? Vediamo. Fortunatamente non è tutto il gioco a turni, perché sennò sarebbe un delirio. Posso via da qua? Sì. Allora ti butto su, anche se loro sono lontani. Temeno pure a te allora. No. Allora faccio questo. Allora. Mancato. Vamos, vamos. Vai, 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 menalo, menalo, menalo. E basta, giusto? Ecco. Non lo piglia da qua però, eh. Vai, forse se la piglia con lui, che è la cosa migliore. Si fortifica. No, sta via con me. Vabbè, ci sta. Ci sta, sì. Però mi sembra che hai fatto un po' troppe cose. Allora. Scosso. Totem. Allora, si potrebbe pure addormentare. Allora, non è che serve un granché adesso, farlo addormentare, però. Ok. Chi sta, lui? Vai, vai. Anche se si sveglia, menaglie. Cioè, è buona perché copre tante distanze, cioè copre delle distanze abbastanza grosse. Il problema è che al momento non fa un cappello di danno. Ma non. Cosa stai? Meno male gli ha fatto il critico, però si è girato e non era quello. Finito? 3. Che schifo, ragazzi. Vai. E anche lui è andato. Oddio, è cascato uno di sotto. Vabbè. Allora, qua avevamo preso tutto. Chiave dell'ordine divino. Su questa grossa chiave di ferro è inciso l'emblema dei magisti. Sebbene. Ragazzi, non morite però, eh. Si possono notare, non tenere tracce del sigillo divino. Oddio, via tutto
Questa è zona nostra adesso. Tre mele. Tutto sto casino per tre mele. Qui possiamo aprire adesso. Ma se loro avevano la chiave, no? Perché non hanno aperto e non hanno attaccato? Mi farei questa grossa domanda io. Perché un conto se non è la chiave, ma se è la chiave e c'è un combattimento al di là di un cancello, apri sto benedetto cancello, mi verrebbe da dire. Una nota e un'altra, cioè, hanno tutti la chiave, non uno solo. Ma vabbè. Chiave magister. Non si sa cosa posso aprire, penso questo, io credo, eh. Allora, altro. Mi sembra che non c'era. Ah, lui. E comunque abbiamo preso dei punti importanti. Soprattutto quelli mi interessano. Vorrei un po' qualche arma, armatura un pochino decente. Chissà chiave. Apri. Allora scassiniamo. Pensavo che ci fosse la chiave di questo, invece no. Allora, l'ho scassinata, quindi entriamo. Oh. Allora io di qua direi che è meglio non aprire. Questi io per il momento direi di non li tocco, ma neanche con lo sguardo. C'è qualcosa, eh? È uno spirito. Dallis. Allora non era morta Dallis. Finito? Allora, lei chi è? Elfo prigioniero, che lei potrebbe essere Dallis, perché l'ha chiamata Dallis. No, ancora non ha finito. Sì, me l'avevi già detto. Quindi loro stanno tenendo sotto controllo questa specie di creatura, perché dovrebbe essere particolarmente forte, se non ho capito male, Dallis, che noi credevamo morta. Ah vabbè, ma non è che è uno spirito, è perché noi non la vediamo. Quindi, perché se sarebbe uno spirito pulizia, forse è uno spirito trasparente. Perché si vede troppo lontano. Io qua però, noi sicuramente non possiamo metterci mano. Che bello lo sfondo. Che mi sa che solamente uno di questi ci potrebbe aprire in due, tutte e quattro. Però io direi di chiudere qua. Così non ci vedano, e direi che almeno qua rubiamo il più possibile. Infusi d'erba, erba del sussurro, pezzi di carta. Pioggia di sangue, genera superfici di sangue, applica lo stato sanguinamento, estingue le superfici infuocate. Due turni. Richiede idrosofista e negromante, addirittura due. Figo questa cosa. Richiede addirittura due. Libro elegante. Questo. Ah. È la terra. Pensavo fosse via troppo pesante.
troppo pesante, questo niente. Enciclopedia Hubert, volume 3. Poi io frego anche i quadri, anche le mattonelle, tutto. La fatica, cioè la fatica no, però insomma. Mazza di riserva di Orivand. Mi sa che lettera. Intanto di una donna, ma io rubo tutto. Leggere basi dell'artigiano. Sì, però io pensavo qua di trovarci il mondo. Ampolla di veleno, pergamena decomposizione, infligge 15-16 danno fisici al bersaglio. Applica decomposizione così che il bersaglio subirà danni fisici dagli incantesimi e dalle pozioni di cura. Bella, però purtroppo è una pergamena, non è un incantesimo da imparare, mannaggia. Allora, che è a bassa vita? Nessuno. Libro. Niente, abbiamo già preso tutto. Ti frego pure le mattonelle, vieni qua. Enciclopedia. Io di qua, ragazzi, non ci andrei proprio per il momento. Cerchiamo più di fare altri combattimenti, cercare più che altro di trovare roba che sia qui. Non abbiamo trovato niente, speravo di trovare qualcosa di buono per armarci. Il problema nostro è che non siamo armati. Penso che quell'altro fa l'evocatore, fa 3 di danno con la bacchettina. Non siamo messi bene. Allora, 7-8 fisico, niente. Mi sembra una mazza abbastanza basica. Lui di cosa c'ha? 5-7. Ah, quindi sicuramente migliore. 8-9 fisico. Ma se io a te, per esempio, ti do questo, no? Ah, 11 di forza. Lui vuole. Ma sicuramente 7-8 meglio di 2-3. 8-9-7-8. Vabbè, cambia poco. 18-12-18. No, 8-6. Un attimo, ma sono identici. Scudo di legno, scudo di legno. Sì, esteticamente identici, però no, hanno pregi differenti. Questo è migliore. Beh, lui lo lascio con lo scudo perché mi piace con lo scudo. L'unico, questa non ce la possiamo mettere perché ci abbiamo, andrebbe qui, da quello che ho capito, collare. Niente, allora sì, ma lo zaino mio, che non lo posso vedere lo zaino mio tutto. Allora le chiavi, ok, la corda, queste a due mani non me lo posso mettere, fogli, questo non so a chi farlo sinceramente, si potrebbe fare alla necromante, daremo a lei. Libro elegante, anche se sono sempre un po' restio. Lettera dalla scrivania di sua signoria Dallis, braccio destro del vescovo Alexander, figlio del divino, alle nostre coraggiose truppe di Forte Gioia. Io non ho capito che è stato Dallis. Allora, attenzione, un noioso
Attenzione, un noioso fastidio ma non del tutto disorganizzato, un gruppo ribelle che si fanno chiamare cercatori. Hanno messo gli occhi sui nostri origomanti. C'è la possibilità che possano aver facilitato la fuga da almeno due prescelti. Siete avvisati di prestare la massima attenzione. Se catturate qualcuno dei cosiddetti cercatori, consegnate direttamente alla mia persona del trattamento che io solo, che io e solo io posso somministrare. Errori e contrattempi non saranno tollerati. In che senso? Poi leggi. Questa canzone è piuttosto strana, è stata annotata in questo libro. Le sue parole magiche ti insinuano nella testa e ti danno una nuova visione. Nell'isola dei morti, prima che sorgano, non sentirai dire addio, nessuno addio, perché è solo questione di tempo prima che vengano evocati, chiamati alla vita dal magico potere dei mari e dall'essenza stessa dell'essere. Dall'essere. Ok, va bene. Quindi questa è carina, ma è una magia. Leggi. Va bene, troppa roba. Boom. Accontentatevi. Ho letto boom. Ecco, questo potrebbe essere interessante. Gli anziani elfi sostengono che i soggetti più dotati... In che senso dotati? Nella meditazione possono ascoltare i segreti bisbigliati da un vegetale chiamato Erba del Susuo. Quelli che non meritano giurano che abbia poteri protettivi. Va bene. Ok. Va bene. Questi. Ah. Ok. Non li leggiamo, ragazzi, tanto sono cose che con la storia non hanno a che fare. Ok. E basta. Poi farò ordine. Prima o poi farò ordine. Comincia a esserci un po' troppo casino. Ma comunque, signorina. Guarda, io questi lo do a lei. Se lo impara, vuole idrosofista. Allora, è una cosa che, se voi avete fatto caso, sto lasciando indietro un sacco di punti abilità, perché anche se poi mi trovo in difficoltà negli sconti, ma lo faccio perché poi quando gli serve qualcosa io ce l'ho a portata di mano. Se gli serve un punto glielo posso mettere, vedete? Lui vuole idrosofista e boom, glielo metto e siamo a posto. Se io li spendo tutti subito, questa cosa non la potrei fare. Ok, io la voglio provare. Minchia che raggio che c'ha. Wow. Brr. Che figata, ragazzi. E lei ha un'abilità che schiera, che c'era qualcuno che aveva un'abilità che col sangue si curava, perché questa va in combinazione con questo discorso qua, che con il sangue che c'è a terra si poteva curare. Bisogna trovarla questa abilità qua. Allora io direi di salvare ancora e proviamo ad andare su. Io non so su cosa mi aspetta. Ah no, scende giù. Aha, pensavo che andasse su io questo. Allora, io spero che questi non siano... Non ho ammassato gente che magari poi nella storia serviva. Sicuramente c'era un altro modo per passare, non era questo. Però ragazzi, anche io devo fare quello che posso. Allora, di qua c'è un botto di gente. Io ci ho provato ad andarci perché non ci sono solamente questi due. Ci fa il gatto. You'll do what? You're weak. Only we have the
will to do what's necessary. Goodbye. I demand entry. You can't hide what you're doing forever. This is nothing to do with the Paladins. Go and tell your Grandmaster that. It's everything to do with the Paladins. You sully the Divine's name with this place. Vabbè, qui vanno praticamente a disco rotto e ripetono sempre le cose. Però non è il momento adesso, ragazzi, di entrare qua, perché siamo deboli. Quindi io cerco di rubicchiare qua un secondo. Aspettatemi un secondo, ragazzi, devo subito. Cerco di rubicchiare qua il più possibile. Noi però al momento siamo dei ladri di galline. Comunque, il fatto di non trovare niente, io non vorrei che fosse dovuto anche al discorso della buona stella, a proposito. Perché infatti noi non troviamo mai un cavolaccio, in realtà, al discorso buona stella. Buona stella, ecco, c'è qualcuno che ha... Buona stella 2. Ecco, vedi? Quindi lui, mandiamo lui piuttosto. Allora, questa io non l'avevo considerata, sta cosa qua. Mandiamo lui. Quindi conviene far sempre saccheggiare a lui. Poi gli aumenteremo. Aumenteremo l'abilità sua a questo punto. Vediamo che non mi vedano. Buona stella. Prendi nulla, stracci. Non mi stai prendendo in giro? Questa non sarebbe male usargliela contro. Questo è chiuso, va scassinato. Mi sa che mi vede. Niente, ragazzi, niente. Proviamo a scassinare qua, allora. Meno male c'è la buona stella, eh. Se tu non ce l'avevi, ero preoccupato. Ho trovato niente. Trovo di più io. Allora. Mai, ho 20.000 chiavi, non aprono mai niente. Sono quelle fatte di cioccolata. Ma stiamo scherzando. C'è altra roba, però. Sì. Buona. Ragazzi, non ci credo, niente, niente così. È veramente esasperante. Un'armatura. C'è tutto questo casino. E non ho beccato assolutamente niente. Oh, Namo. Andiamo a vedere almeno l'armatura. Quindici tre.
15 di fisica e 3 di magica. La potrei mettere a lui, che comunque è bersagliato. Ah, forse insufficiente, perché 11. Più una brigante mi dà pure. Brigante magari serve più a qualcun altro. Ma lui serve cacciatore più che altro. Lei serve evocatore. Qui c'è il brigante. C'è il neuromante, però c'è due di brigante. Allora si potrebbe far così. Questa la do a lei. E questo ti fa un punto in più di forza, che tanto non ti fa male. Vedete, se io non li uso, a parte che un po' li ho usati, perché lui non era a distanza 14. Però vedete che al momento che devo mettermi qualcosa, me la posso mettere. Altrimenti sarebbe un casino tutte le volte. Poi c'ha due punti, adesso uno, non è che c'ha 70. Quindi non è che gli cambia più di tanto. Magari gli cambia il fatto che io posso mettere l'armatura. Quello sì. Va bene, allora io direi a questo punto proviamo a fare il combattimento. Questo qui dovrebbero essere in due. Bare. Buono, buono, buono. Da buono un po'. Tutte le volte le mutande. Scusino. Armatura magica, geomante. Più 6, le mutande. Puzzano come se avessero saltato ben più di un giorno di un gatto. No. Ma non ci credo. Allora, geomante serve a me, no? Qual è il geomante? Danni basati sulla terra e sul veleno. Veleno, sì, io il veleno più che altro mi ci curo. Però non è che faccio danni da veleno. Lui nemmeno. Questo c'ha 4 e questo c'ha 6, però. Nel dubbio faccio così. Poi qualcuno che non ha niente, lui ce l'ha. Anellino, 2 di armatura magica più ristorare. Direi che va anche bene, no? Mettiamo a lui, dai. Ok. Questo 5-7 era quello più debole. Altre cose non ce l'abbiamo. Allora, non è che siamo migliorati tanto, però un pelino. Come vi ho detto, qua i miglioramenti sono molto lenti. Allora, vediamo un po' di non metterci tutti uno addosso all'altro, che con colpo ci chiappano tutti. Almeno quello. Così c'è chi appena si è davanti io. Te vai avanti. Voglio metterli in posizione che vai ancora avanti.
Vai ancora avanti. Vai un pochino avanti, pure te. Mi ha detto che c'è la via libera. Nessuno è autorizzato a stare qui. Per sapere perché minacciano quel bambino. Vabbè, e allora mi attaccano. Il bambino se ne va. Allora. Lo colpisci, vero? Ok. Potrei colpire questo, però non c'è granché olio a terra. A me rigenerazione? Non l'ho capita questa. Ah no, mi ha levato lo scudo, mi sa. Però fai decomposizione. Ah, è ravvicinato. Ok. L'ho preso anch'io? Eh sì. Ma quanto cacchio levano questi, oh? Levano un po' troppo, eh? Incoraggiato. Allora, totem. Però quanto fa adesso? 14. Prima c'era 9. Era sempre poco. Oh, la Madonna. Recupera. Allora, questo è l'avvicinato. Sono tosti anche questi, veramente tosti. Paralizzato. Perché no? Oddio, le trova tutte però, eh. Fine basso. Ah già, porca. Che cazzata. Non lo posso fare su di lui, è vero. Me lo scordo sempre. Non solo di veleno. Mi sa che lui ci lascia.
Ok, però l'immacolato è quello che speravo. Sì, comunque all'acciaio bisogna mettergli qualcosa, perché così fa veramente troppo poco. Calma. Mi servirebbe una pozza di veleno che non ho. Solamente infreddolito. La torre mi sta tenendo in vita. Devo avanzare perché sono troppo coperta qua. Io non posso morire. Anzi, lui non può morire. Veleno, veleno. Vai, così sono sicuro. Settantatré ancora c'è questo. Sta a me? Se faccio scarica elettrica dovrebbe paralizzarsi. Dovrebbe stordirsi. Stanno curando per fortuna. Adesso lo facciamo fuori? Allora, con due il sanguinamento lo dovrebbe bloccare, quindi non gli sparo. E io qua faccio un altro totem. Meno male che ci sono i totem di veleno, cioè spettacolare sta cosa. Ma sì, capi la valizia, di è. Guarda come se la svigna. Cioè, ha levato un botto di vita però. Vieni qui, merdina. Decomposizione non la usa a questo punto. Ah, se non si addormenta, eh. E poi ti faccio un altro totem. Voglio vedere. Rallentato. È morto. No.
C'ho ancora lo scudo. Non ci credo. È ancora pericoloso. Ma non si è mosso. Ma va, fangulo. Con uno. Grazie, ma sono veramente... Oh. Si è fatto. Allora. Pioggia. Sì, evitante, sono carica al massimo. Bellissima sta cosa comunque. E mi hanno salvato le torri con il veleno. Era bello che è morto. Oh, scudo della magista di Kaerin. 26 di armatura fisica, 16 di armatura magica. Più 1 di buona stella. 11 di costituzione. E spada a due mani, 12-14 fisico. E becco un sacco di roba di spada a due mani. E granata accecante. Bella sta roba, ragazzi. Bella sta roba. La cella si è spenta per l'acqua. Io adoro sta cosa del terreno, che è una grossa influenza sul combattimento. Allora, direi che possiamo salvare. La prossima volta, ragazzi, anzi, vediamo un attimino, tanto abbiamo salvato, perché non vorrei che mi crepassero al volo la sta gente qua che è senza più vita. Diamo un'occhiata qua avanti, cosa c'è? Poi concludiamo la live. Chi è che parli col bambino? E che se l'amante vuole natamente andarsene, vabbè. Sì. Ho una barca con un sacco di stanze. E dove va sta barca? Come si fino qua sotto? Got nabbed before I could sneak back out. I'd ask you the same question, but we're a little short on time here. I know someone on the outside. She might be able to help you too, if we make it out of here. Cosa stai cercando? He was close to some people I know. No, Verdas. Vergas. Hanno ridotto un po' il teglia, vabbè. Ah, quindi possiamo andare sulla barca e andarcene, da quello che ho capito. Va bene, ragazzi, direi di concludere qua. Vi lascio con la suspense. Prossima volta vedremo se ce ne andremo da qui, che sarebbe anche l'ora. Anche se in realtà ci sarebbero altre cose da fare, ma voglio vedere cosa c'è oltre, pure io. Quindi, ragazzi, direi, al momento ti pare nulla di nulla, direi di concludere qui questa live. Vi ricordo che la live è dal lunedì al sabato alle 5:30 e poi l'indomani, quindi domenica è giornata libera, quindi non posto niente, nemmeno su YouTube. Quindi lunedì questa live va su YouTube e quindi la potete vedere anche su YouTube. E quindi niente, ragazzi, ci vediamo lunedì alle 5:30 su Twitch e alle 2 su YouTube. Ciao a tutti!